Tra l'altro è un'eternità forse che non torno qui. Cioè l'ultima volta quando abbiamo preso il grifone e poi sono sparita e ho lasciato... Ah, è vero che qua c'avevamo anche il Giga. Così, tanto per gradire, io me l'ho dimenticata. E come siete messi tutti in fila bene? Che è successo? Ciao patatone, sì, sono tornata. Guarda come sono messi in fila bene i Tilacoleo. Ma che carini. Allora, perline. Se ce li ho, sicuramente sono qui. Guarda quante. Aspetta, ne ho viste una marea. Ma davvero? Cioè, io mi ricordo che ne avevo prese un po' di perle, però non ricordavo sto scatafascio infinito. Vabbè, ne lascio un po' qui. E ok, niente fatto, scusate ragazzi, vi lascio di nuovo al vostro far nulla. Dolce e meritato far nulla, ovvio. Ok, molto bene, yeah! Ah, aspetta, in questa zona c'erano anche quei draghetti che volevo prendere. Che però non so ancora cosa come fare, me lo devo studiare bene, perché non mi ricordo... Cioè, erano piccolini, erano veloci, erano cazzutissimi. E quindi da domesticare devono essere non un casino di più. Aspetta, vediamo, già che ci siamo, che io è un'eternità che non mi prendo cose da queste cose, quindi fammi vedere se mi dai qualcosa di... Vabbè, no! Ah, così, ma vabbè, ciao, solo quello c'era, avevo visto le cartelle, pensavo ci fosse dentro qualcosa, invece no. Poi un'altra cosa che io vorrei provare a fare, perché l'ultima volta c'era andata bene, a livello quasi noioso, cioè nel senso che non era successo veramente nulla. E il tempaccio terribile. Guarda che nuvoloni neri. Però vorrei provare a prendere un altro vetto di viverna. Cioè di quelle da rubare, intendo. Guarda lì. Guarda che tipo qui c'è un ovetto. Ci sono viverne nei paraggi? No. Che livello sei, ovetto? 171. Via, non veloce di più. Non veloce di più. Crypto, vai. No, non hai capito, devi mettere il turbo. Non mi voglio girare a vedere, mi girerò tra... quando arriviamo alla base, forse. Non voglio vedere se mi stanno seguendo, non ne ho voglia, aspetta. Cerchiamo di confondere un po' le idee, andiamo su e giù. Ora mi sposto, ora vado dietro un albero, ok? Ora vado dietro questa roccia, ora vado qua sotto, ok, così. E in teoria le ho seminate. Sono sicura che non mi sta seguendo nessuno. Yay! No vabbè! Davvero? Ma scusate, ma allora tutta quest'ansia, questa paura del prendere gli ovetti alle viverne, cioè è infondata, è ingiustificata. Perché ogni volta che mi avvicino qua ho anche solo il terrore di guardare un ovetto di viverna, perché dico così mi mangiano subito, all'istante. Invece non gli frega niente a nessuno. Oppure ho preso l'unico ovetto che era tipo la pecora nera della famiglia, di cui veramente non gli sbatte niente a nessuno, quindi ma sì, prenditelo, tanto fa nulla. Cioè nel senso, i figli prediletti ce l'abbiamo nei nidi più all'interno. Può essere. Probabilmente è così. Perché in effetti era in uno di quei nidi all'esterno della serie. Sì, vabbè, ci sei, però se anche non ci fossi andrebbe bene lo stesso. Va bene, cos'era un Ember? Eh sì, un 171 peraltro. No vabbè, carina, figo. Dai, andata bene. Base compari please. Base compari please. Ok. Molto bene. Allora, ascolta, facciamo una coscia. Li metto tutti a schiudere insieme? No, perché non mi ripisa che l'ovetto di viverna ci metteva tipo un'ora a schiudersi, una cosa del genere. Allora, intanto ci facciamo almeno una selluccia. Vai, guarda che ti ho portato tutte le perle di cui hai bisogno. Quante ne posso fare? Una ne posso fare? No, metallo ce n'ho forse ancora da qualche parte, però non importa, va bene una. Mi accontento tantissimo. Ah sì, già che ci siamo, non è che potresti tipo ripararmi il fucile? Ce la facciamo, sì? Sì che ce la facciamo. Yay! E cos'è? No, ho raccolto una caga. No. No, ok. Yay! Allora,
Signore, signore e signori, lei venga a me. Stai fermo, stai molto fermo, ok? No, vabbè. Ma scusa, io mi è sembrato di vedere che lanciava fuoco. Così ci tira il super ruggito, bellissimo. Guarda come sputacchia! Poi mozzico e basta. Scusa, se schiaccio questo? Niente. E se schiaccio questo? Niente. E se schiaccio questo? Ah no, fa il super mega grido. Il super mega ruggito. Ok, niente. Speravo un qualcosa di un po' più... E invece... Ok, tutto molto chiaro, no? Ok, allora, lì mettiamo vicini. Aspetta. Vi faccio accoppiare immediately. Sì, però calmati. Allora, accoppiati anche tu. Accoppiati, benissimo. Ora ci vorranno quei 30 miliardi e mezzo di anni. Vi state accoppiando, state amoreggiando. Non vedo barrette. Non vedo signora, lei ha la barretta? No. Si sta accoppiando, sì. Ah, eccolo, ecco, non vedevo la barretta. Scusi, non vedevo la barretta, abbia pazienza. Ok. Muy bien. 18, 19, va bene. Qui è un amoreggiare un po' lento. Vediamo intanto di organizzarci. Ci prepariamo tutte le cose, come si chiamano. Accendiamo tutti i condizionatori a sto punto, perché abbiamo tre ovetti da far schiudere. Non so qual è la temperatura che gradisca uno, quale gradisce l'altro, eccetera. E poi al prossimo, uno dei prossimi giri, non so dirvi esattamente quando, penso che ci andremo a prendere i dimetrodonti che mi avete giustamente suggerito per non torturarmi le orecchie con questo suono infernale, e che io già avevo usato in passato nella mappa di Descender, se non ricordo male, per far schiudere ovetti senza appunto dover creare condizionatori e quant'altro. Quindi io penso ci potremmo fare un'altra nursery, magari nell'altra base, quella desertica, dove non ci mettiamo condizionatori. Quella desertica, quella nel deserto, non quella desertica, anche io l'italiano, per cortesia, Ambra, per cortesia. E ci facciamo una nursery dove metto però solo dimetrodonti, cioè tipo ne catturo 5 o 6 o 10, non lo so, ora vediamo, magari un paio poi li faccio accoppiare a raffica come conigli, e così non ci torturiamo le orecchie in questo modo. Intanto tu sei di Viverna, sì. No, vabbè. Ah no, aspetta, però i genitori sono 171, non tu. O anche tu, non lo so. Allora, lascia. Mi dimentico sempre di quanto è gigantesco questo vetto. Gigantesco ma bellissimo. E tu stai bene, sì, incubazione. 33 minuti, mi ricordavo di più, va bene, non importa. Così abbiamo, così per aumentare la collezione di viverne. E, ovetto, no vabbè. Ma quanto è bello! Aspetta, ora lo metto nella nursery e poi lo osserviamo per benino. Ma era tipo di roccia? No, scusa, aspetta, lo mettiamo da questo lato. Così non ci scontra... No, vabbè, guarda che bello! Ma è infuocato! Ma è bellissimo! Sei l'uovo più grande e più bello del mondo! Va bene la temperatura? Altri 33 minuti, benissimo. Quindi avremo tutte le schiuse in contemporanea. Bene, quello che piace a me, ovvio. No, vabbè, ma quanto è bello. Quanto è bello. No, aspetta, io li voglio vicini, scusami. Voglio fare una foto. No, vabbè. Volevo fare... mi sembra carino. Voglio fare una foto per Instagram. Aspetta. Sì, io sono una di quelle persone che voglio fare la foto per Instagram. Non mangiare il piatto finché non ho fatto la foto per Instagram. No, non è vero. Per il cibo non sono così, però per queste cosine sì. No. Aspetta, ti volevo mettere più di qua. Così. Vicini. Oh, aspetta. No, vabbè, la carinezza. Quanto sono carini. La carinezza, poi. Bello quando mi mancano le parole. Avrei bisogno di un dizionario di italiano da tenere qui a portata di mano mentre gioco. Perché veramente il livello di conversazioni qua, di conversazione, sta raggiungendo i limiti storici. No, vabbè. Belli. 30.000 foto per Instagram. Ginetto, ci vuoi essere anche tu nella foto? Dai, aspetta, mettiti qua vicino.
Dai, che ti faccio un selfie. Ci facciamo un selfie. No, li ho raccolti tutti e due, sono una babbea. Perché? La devo smettere, vedrai che adesso, sai cosa succede? Che io faccio la scema, continuando a giochicchiare con gli ovetti, facendo foto, li prendo per sbaglio, vedrai che me ne mangio uno per sbaglio. Dicevamo, Ginetto, con calma, mettiti qua vicino, ti giri per così, e io ti faccio una foto. Guarda, guarda quanto sei figo. Guarda quanto sei figo in mezzo a questi due ovetti bellissimi. Bellissimi. Ah, questa... questa, scusate, ma è la foto dell'anno. Abbiate pazienza con l'uovo infuocato alle spalle. No, vabbè. Peraltro, Ginetto, mi ero dimenticata che tu avessi degli occhietti verdi così bellini. Cioè, mi rendo conto adesso, scusa. Cioè, guardate questi occhioni. E guardate la bocca del teschio dinosauro che spunta da sotto la barba. Dobbiamo farci la barba, Ginetto. Dobbiamo decisamente farci un po' di barba. Ok, va bene, basta cincischiare. Ora, abbiamo detto che mancano 30 minuti qua, 30 minuti anche qua, sarà il delirio, non importa, perché io ho abbastanza cristalli, no, non è vero, non ne ho abbastanza, però ce li faremo bastare. Aspettiamo notte per provare a lanciare questo, ma ormai ci conto poco che diventi un night qualcosa. E niente, mi metto la sveglia 30 minuti e siamo di nuovo qua. Bene, voi mi raccomando, fate da bravi che non succeda niente. Facciamo che la sveglia me la metto a 25 minuti, non a 30, che non ho voglia di fare le corse. Lillo, scusa amore, sei... No, non volevo raccogliere la tua cacca, volevo raccogliere te e lanciarti tipo qua. Così, perfetto. Ho visto una fiammata, perché? Perché vi state innervosendo? Ah no, avete solo fatto cacca, ok. Ma fammi disabilitare... Peraltro non avete... No, vabbè, quando sono entrata in partita... Cioè, io non me ne ero accorta, ma questi due erano ancora in accoppiamento da tipo quanti anni ormai? E quindi io mi sono trovata un cucciolo di bestiolina qua morto. E chissà quanti ne hanno fatto che sono morti a sto punto. Cioè, non saranno un centinaio, presumo. Comunque adesso hanno disabilitato l'accoppiamento. Ora nessuno è in modalità accoppiamento, li ho controllati tutti. Perché mi fa troppa impressione quando entro in partita e mi trovo il cucciolo morto così davanti a casa. No, grazie, no. Non è un buon modo per iniziare la giornata, ecco. Ok, mancano pochi secondi. 35... 3 secondi! Sta per nascermi questa! Aspetta. Ciao! Ciao, piccola viverna! Ciao, puzzola! Aspetta, fatti... ho preso l'altro nel frattempo. Ciao, pucciolissima, aspetta! Oh, sono arrivata per il rotto della cuffia nonostante tu... Scusa, tu non mangi? No, Lilla, devi... fammi accedere... Ah, ok. Ah, uno alla volta, giusto, mi ero dimenticata. Allora, aspetta che nel frattempo facciamo schiudere anche l'altro vetto. Che mancavano pochi secondi. E io ovviamente, come al solito, sbaglio, mi incasino coi tasti. E quindi non capisco niente. Dai che sta per nascere, dai che sta per nascere. Se la smetto di andare avanti e indietro, magari non vi faccio neanche venire il mal di mare, la nausea. Te ne posso mettere un po' di più, così sto più tranquilla. 4, molto bene. Lascia e schiuditi. Please, schiuditi. Dai. Eccolo! No, ma che carino! Ciao, patatino! Aspetta, ora ti guardo in faccia. Allora, aspetta, te dovrei dare, mi sembra, questi. Ne ho così pochi? Ah, no, ok. Perché ne avevo fatti anche altri. Oddio, me li sono dimenticata, me li sono persa da qualche parte. Ok, ti riempo finché posso. Ok, 11, non di più. Aspetta che ti voglio vedere in faccina. Ti voglio vedere in faccia. No, vabbè, guarda che carino. Oh mio Dio, la pucciosità. Oh Dio, smetti anche la testolina storta come i cani. Oh vabbè, aspetta, ti voglio fare una foto. Ecco, viverna, scusami, ne abbiamo avute talmente tanti cuccioli di viverna che forse è superfluo fare la foto adesso. Sei molto carina, per carità. Però, abbi pazienza, ma c'ho un cucciolo infuocato. Cioè, voglio dire, è infuocato. Altre 30.000 foto, così perché non bastassero. No, vabbè, oh amore, no vabbè, bellissimo. Lo adoro, mi piace tanto, mi piacciono anche i colori. Cioè, guarda sta crestina. Ma scusa, ma c'erano anche i genitori così con le fiammine? O comunque che si vede così tutto strano. Ma guarda, è blu, giallo con striature verdi. No, vabbè. Meraviglia, sei un capolavoro. Sei un capolavoro di cucciolo. E ora aspetta, prima di qualsiasi altra cosa, prima di andare avanti con le moine per i cuccioli, fammi spegnere l'inferno che si è venuto a creare qua dentro. Io probabilmente sto anche urlando.
Cioè, no, non che di solito parli a bassa voce, però quando ho questo suono nelle orecchie, veramente viene automatico alzare il volume perché non riesci neanche a sentire i tuoi pensieri. Figurati la tua voce. Oddio le mie povere orecchie. Ciao patatino, fa vedere se ti posso imboccare ancora. Sì, perché stai mangiando a una velocità che non ha senso. Tu Lillo invece come sei? 4, ok, vediamo se posso mettergliene. Oh, 24, direi che mi sembra un buon numero. Oppalalai. Fammi mettere... Via, 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 ci metto anche le cacche perché non ho voglia di portarmela appresso. E questo aspettiamo di notte per farlo nascere. Che ore sono? Le 5, dai, dai che non manca tanto, dai che non manca tanto. Appena va via il sole, appena cala la notte, voi mi raccomando, iniziate a mangiare anche da soli per cortesia. Appena cala la notte, io faccio schiudere l'ovetto e vediamo che succede. No, dimmi che non sei fertilizzato. Ok, non è fertilizzato. Mamma mia, che momento di panico. No, perché io sono sicura al 100% di averli messi in non accoppiamento. Però sai mai, boh. C'è gente che cammina e fa casino. Il triceratopo qua sotto? Sì, che è sempre incastrato malissimo con i miei deinoni. Vabbè. Ah, no! No, no, ecco cos'è che cammina! Ecco cos'è che cammina! Sono i cuccioli! No, 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 ragazzi, cos'è successo? Quanto vi siete incasinati? Fammi passare, tesoro, fammi passare. No, la viverna... Scusa. Viverna. Porta pazienza, ma che posizione del manga è questa, scusami? Vabbè. A cucciolo, ok, comportamento, seguimi, seguimi giù di qua. È bloccata, non mi segue, dannazione, e tu? Sì, aspetta, forse si sta muovendo. Sì, 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 guardala, guardala lì. Allora, seguimi. A distanza minima. Ok. Non ce la può fa. Sei un tontolone. Ok, fermo qui. Ok, fermi così, molto bene. Mi sa che li porto già fuori io. Io mi sa che li porto fuori. Allora, sia benedetta la Osocraft. Sempre e comunque sia benedetta. E voi ora venite qui. No, guarda la tenerezza. La tenerezza di questo cucciolo. Oh mio Dio. Innamorata, innamorata. Ormai mi avete perso, mi dispiace. Mi dispiace, sono innamorata di sto cucciolo. Ti prego, resta così per tutta la vita. Grazie, Viverna. Cioè, adesso capisco perché la pecora nera della famiglia, perché nessuno si è lamentato quando ti ha portato via. Ti ho portato via. Un motivo ci sarà, un motivo ci sarà. No, non è vero, sei bellissima. Guarda con tutti questi cristalli rossissimi. E quest'odio profondo negli occhi privi di anima. Mio Dio. Allora, ripiazziamo... le pareti. Ah, bravi puccioli, mangiate, mangiate. Aspetta, quanti cristalli stai pappando? La pepetta. Non è che ti compare... No, Non è che compare la... No, aspetta, forse sì. Stai già mangiando per i cacchi tuoi? No, manco per una cippa. Tu ovviamente meno che mai. Però hai ancora un pochino di cristalli, aspetta che ti aggiungo. Sono questi cristal che mangiano veramente come dei dannati. Ti prego, puoi far comparire la cosina che sta, che mangia da solo, perché non ho altri Prime Crystal quello. A meno che... No, speravo ne avesse ancora Crypto, ma no. E... Cici, veloce. Ah, maschietto peraltro, lui è un maschietto, sì. Sì, mi piacciono i colori come maschietto, mi piacciono. Guarda che belle le striature sul muso. No, no, cioè, a parte tutto. Guardalo! No, vabbè. Cioè, siamo obiettivi. Questa è la creatura più bella di Ark al momento. Cioè, a livello di colori, di tutto. Non dico che è la più forte, non dico che è la più figa di tutti, però è bellissima. Cioè, guarda le cose blu che c'ha sotto gli occhi. E poi qua queste striature gialle fino alla bocca. No, vabbè. È una meraviglia. Ragazzi, signori genitori, dovete essere fieri di voi. Molto fieri di voi. Va bene, molto bene. Ora basta ammirare il cucciolo, perché sennò qua si fa notte. Io mi dimentico che devo far uscire l'altro cucciolotto. Ah no, devo fare i cristalli. E più di 16 non riusciamo a farcene. Dannation. Io ti prego non chiederne. Allora, la viverna già sta mangiando da sola. Perché tu no? Cioè, guarda.
sulla viverna io vedo distintamente il simbolino del mi sto mangiando da sola come una viverna adulta. Brava, perché sapevi già che ti avrebbero abbandonato quelli là e quindi tu hai iniziato da subito a cavartela da sola, molto brava. Utirannus, non so se io non vedo il disegnino perché sei infuocato, però, se ci dessimo una mossa a mangiare per i fatti nostri... No, porca miseria, gli devo dare di questi. Sì, ma a me questi servirebbero per l'altro cucciolo di Deinonychus. Devo andare a prendere altre gemme blu. Dov'è che ce le avevo le gemme blu? Forse ce le ho... Ah, ne avevo raccolte un sacco di grifoni. Sì, mi sembra. Mi sembra di sì, ce l'ho nell'altra base, Cribbio. Perché è quello che mi manca per fare altri Primal Crystal. Ti prego, mangia da solo. No, io ora non mi posso schiodare di qua finché non so se questo mangia da solo. Perché se mi muore, io piango tutta la vita, eh. No, ascolta. No, c'ho troppa paura che non mangi da solo. Però allo stesso tempo non posso sprecare tutti i cristalli per te. Dai che non ho voglia di tornare alla base, sì, è inutile che fai quella faccina adorabile sbaciucchina. E niente, devo andare a prendere le cose blu. Ascolta, a sto punto ti lascio tutto, tieni. Io sto via un po', tu fai da bravo, se nel frattempo diventi autonomo, per favore. C'ho anche le zampine blu. C'ho le zampine blu. Sono blu, sbrillucicose, adoro. Sembra che c'hai i guanti e le scarpine. Va bene, basta. Crypto, vieni. Ci dobbiamo fare un salto di là veloci veloci e prenderci ste cacchio di gemme blu e tornare possibilmente prima che faccia notte. Allora, ci è voluta l'eternità di sempre, però no vabbè, guardate le creature sbrilluccicose. Oh mio Dio, bellissimo. Lui ha iniziato a mangiare da solo, sei molto bravo, sei molto 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 bravo, patatino. E noi abbiamo finalmente un po' di cristalli. Che rossumine. Cioè, guarda com'è tutto rosso, è inquietantissimo, sembra aiuto. Va bene. E io devo riattaccare questi. Che furbacchiona che sono stata ad aver tolto tutto, vero? Però forse ne possiamo attaccare un po' di meno. Speriamo. E adesso facciamo questo tentativo di far schiudere l'ovetto e vediamo se esce il Deinonychus Knight. Io temo di no, per il semplice fatto che secondo me c'è di mezzo anche la questione accoppiamento di notturno. In notturna, però non sono sicura al 100%, ripeto, potrei anche essermelo inventata io questa cosa. Ok, facciamo così e vediamo se il nostro signorino gradisce il clima. Ti prego, dimmi che non ci metti 30 anni a schiuderti, ci vorranno 30 minuti. Troppo freddo, ti odio moltissimo, però non importa, guarda, ti attacco anche questo. Che dici ora? Troppo freddo, di nuovo ti odio sempre di più. Proviamo ad accendere anche questi. Mo? 33 minuti? Oh, io non ce li ho 33 minuti. Allora, mi sa che faccio una birbonata. Una birbonata, perché ripeto, io adesso 30 minuti non ce li ho. Però vorrei far uscire l'episodio per venerdì. Aspettate che esco da qua. Perché sennò ci divento scema. Cioè, più di quello... Ah, ecco, più di quello che già non sono. Via il più lontano possibile da questo rumore. Ah. Ok, dicevo. E io vorrei che l'episodio uscisse domani. Domani nel primo pomeriggio. Cioè, possibilmente. E quindi... Quindi non posso aspettare adesso 33 minuti. Se no non ho il tempo di montarlo e di fare l'upload. Perché poi devo andare al lavoro. E quindi ovviamente il tempo che rimane non è molto. Quindi mi dispiace. Faccio questa cosa molto brutta. Lascio l'uovo così... E noi ci salutiamo adesso in notturna e vediamo la schiusa all'inizio del prossimo episodio. È una carognata, vero? È un po' una carognata, me ne rendo conto, però abbiate pazienza, o così o l'episodio esce nel weekend e non vorrei. Indi per cui, vi ricordo che vi ho lasciato i link per l'Ambra Caffè in descrizione, nel caso voleste venire a vedere i video anche lì e voleste farmi un salutino anche lì, a me farebbe molto 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 piacere. I due Utirannus, i tre Utirannus a questo punto, in realtà, cioè sono adorabili, sono bellissimi e meravigliosi. E io sono troppo contenta di averli presi. E nel prossimo episodio voglio andare un attimino in giro, almeno con uno dei due, e fare non so, un pochino di stragi, perché no? Quindi mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo nel prossimo episodio! Baci e abbracci a tutti, ciao ciao!